E il padre tuo che vede nel segreto è il titolo che quest'anno il vescovo giudice ha voluto dare al suo discorso in dialogo con la città. Uno dei passaggi chiave vede il vescovo scrivere di aver chiesto ai componenti dei gruppi, delle associazioni, dei movimenti, alle congreghe di unirsi alla sua preghiera per chiedere al Signore che le nostre mani, scrive il pastore, educate dall'infanzia all'adorazione non si distraggano e vengano utilizzati per altri scopi che non sia il bene comune e la costruzione ordinata della città, quella con la C maiuscola. Poi un passaggio ai giovani che il vescovo ama, stima e che soprattutto dice vanno incoraggiati. Per incoraggiare quei giovani, il vescovo diocesano fa appello alla classe politica, scrive qualche volta ingessata e arrugginita perché non deluda proprio le aspettative dei giovani e di squisita attualità la parte del discorso dedicata alla rete, un dono del Signore, ma uno strumento che rischia anche di aumentare quelle che il vescovo tra i giovani aveva definito le periferie del cuore. Ci chiediamo, che ne è del pudore, del ritegno, della riservatezza, del riservo, del custodire nel cuore, nel tempo della navigazione nel mare aperto e insidioso della comunicazione odierna? Come mai, ed è una domanda inquietante, con tutte le leggi e il garante sulla privacy, oggi non siamo garantiti Questo è un discorso attualissimo perché anche il Papa in quest'ultimo periodo sta battendo molto sui social network, sulla rete, tanto da dire che internet è un dono di Dio, quindi come tutti i doni di Dio noi dobbiamo saperlo accogliere e usare nel miglior modo possibile. sia il senso del messaggio che bisogna condividere con Sua Eccellenza.